Eravamo come morti, basta. Tra gli 800.000 soldati italiani catturati dai tedeschi dopo l'armistizio e abbandonati a loro stessi, Enrico Malacalza, nato a Caborelli di Bobbio, aveva solo 20 anni quando fu deportato in un lager polacco, dove trovarono la morte in migliaia. Era nato nel 1923 e i suoi 20 anni non glieli avrebbe più ridati nessuno. 13 ottobre 1923. Richetto, come lo chiamano tutti ancora oggi, era un ragazzo con la terza elementare che si dava da fare per aiutare il prossimo. In campagna la guerra sembrava lontana. Noi in campagna non è che lo sentivamo tanto perché da mangiare c'era spazio. Ma quelli che abitavano in città tiravano le cinghie, ma noi in campagna c'è di tutto, c'era il pane, c'era la polenta, c'era i gnocchi, i pe. Ma la camicia nera, a chi era nato all'ombra del penice, proprio non andava giù. Io? No, mai, niente. Io sono mai stato un balilla, né un guardista, né niente, niente. Non voleva essere un balilla e poi nemmeno un giovane fascista. Nessuno in casa sua lo era e per questo venne anche imprigionato a Bobbio. Sì, ho fatto un giorno e una notte e avevo 18-19 anni. Perché il sabato, tutti i sabati c'era da presentarsi, che si faceva delle istruzioni, ma un sabato io non ci sono andato. Mi sono andato loro, il prossimo sabato ancora. Mi hanno chiesto di presentarsi in caserma, ai carabinieri. I carabinieri mi hanno portato di sotto in una stanza da prigione, mi hanno tenuto là tutto il giorno, senza mangiare. Arriva il servizio di leva, Enrico viene spedito a Molfetta di Bari e ancora non sa che l'orrore gli sta correndo incontro nella storia. La Molfetta c'era un milanese che aveva il malcaduto, no? Allora lo mandavano in licenza, ma doveva essere scortato, non poteva andare solo. Allora questo qui mi ha chiamato, eravamo amici proprio. Vuoi venire tu a accompagnarmi? Vengo. Allora mi hanno mandato lì con lui. Siamo partiti da Molfetta, proprio in quelle ore lì c'è stato l'armistizio, finita la guerra. Eravamo tutti sui vagoni, lì fermi, su stazione. E io volevo lavarmi un po' la faccia, bere un po' d'acqua. Là c'era una pompa, allora sono andato là, mi sono lavato un po', poi sono rientrato vicino al treno, sul treno non c'era più nessuno, li avevo fatti scendere tutti alla parte opposta e mi hanno messo con loro e via. E ci hanno portati in una piazza lì a Parma. Li ci hanno spogliati di tutto e poi ci hanno condotti a stazione, abbiamo messo sul treno e siamo partiti. Abbiamo fatto 7 giorni di treno fino in Prussia. Enrico era giovane, non capiva, non poteva capire. Meno di 20 anni. Meno di 20 anni, sei un bambino ancora. Le condizioni di vita nel campo di concentramento polacco erano disumane. Malattie e tifo erano quasi all'ordine del giorno. Il cibo era razionato. Ci davano un pane che ogni cinque persone ci davano un pane e quel pane là era un po' meno di 7-8 etti.
e c'era da fare dentro le sette fette, 1, 2, 3, 4, 5, e mettevamo lì. Poi si tirava il numero, quello che andava fuori, si cominciava di qua, poi qua, poi qua, e poi ti girava di là, e più niente. Disperati e affamati, gli internati venivano picchiati anche solo se tentavano di mangiare una buccia di patate. Intanto che in colonna si andava per la strada, al mattino per lavorare, in fondo alla scarpata della strada c'era la campagna e c'era il pilone delle patate, però erano coperte con paglia e terra, no? In 6 eravamo. Abbiamo frugato, abbiamo preso un po' di patate e messo in tasca. Ci hanno fatto entrare, hanno fermato la colonna, ci hanno fatto entrare e ci hanno tolto la medaglia. Avevamo una corda al collo con la medaglia, la matricola, no? Ce l'hanno tolta, ce l'hanno messa in tasca loro. Poi la sera quando siamo arrivati a casa, in baracca, nel campo, c'era l'interprete e dice: quei sei di stamattina che sono stati sorpresi a rubare le patate sono pregati di uscire. Allora siamo usciti, uno qua, uno là. Gli altri sono entrati hanno aperto il cancello, sono entrati nel campo e noi ci hanno portato in una baracca lì. E uno alla volta giù, botte. Una volta solo ho preso un schiaffone sul naso qui, forte. Era successo che eravamo in 7-8 e ci hanno portato in una baracca e uno alla volta li faceva entrare nell'altra camera e giù, la picchiava. E io mi tiravo sempre indietro, pensavo da scapparla. Viene l'ultimo, dice uno di questi tedeschi, dice Alder, e io non niente, stavo fermo. Uno di questi dice fertig, vuole dire finito. No, ce n'è ancora uno. Ce n'è ancora uno e ero io. Allora mi ha tirato di là e giù. Mi ha fatto tirare giù i pantaloni e picchiavano qui traverso, forte. Poi, in quel momento era entrato un ufficiale tedesco e arrivato lì ci ha detto a lui Jacques mi ha dato un pugno qui sul naso, tutto il sangue, e mi ha buttato fuori. Ah, brutte cose. Gli anni più belli della vita passati così. Non c'era nessuna pietà. Vivere o morire era una questione di millimetri. Ogni giorno poteva essere l'ultimo. Hanno messo due a raccogliere delle carte per il campo. C'erano tutte le baracche e c'era qualche pezzo di carta in giro. Allora hanno preso due e si hanno detto di fare il giro, prende su queste carte. E c'era il rite colato e in testa dei quattro lati c'era una guardia sopra col fucile e c'era il filo, il rite colato e un paio di metri prima c'era un filo solo. Se tu passavi quel filo ti sparavano. Allora hanno messo lì
quei due o tre lì prende sulla carta. E uno di questi, poveretto, aveva tre figli di casa, avevano 27-28 anni. Mi ricordo ancora che era della provincia di Bologna. È andato sotto il filo per prendere una carta, ci è arrivato la pallotta alla testa, morto io. Gli internati non avevano diritto ad alcuna cura medica. In tanti non sono mai tornati, eppure resisteva la speranza. C'è sempre la speranza. Da oggi a domani si tira avanti. Oggi è passata, domani ne passerà un'altra via. La vita degli internati scorre parallela alle sorti spietate e crudeli riservate agli ebrei. Per loro l'unica strada è l'eliminazione. Intanto che ci portavano sul lavoro, sulla strada, c'era una squadra di uomini là che facevano la terra, buttavano fuori, facevano la posta. E allora una guardia delle rosse ci ha detto: guardate là, quelli là adesso, quando hanno fatto la fossa, li buttano dentro tutti. E noi tanto siamo andati. Quando siamo ritornati la sera, la fossa era coperta, loro erano tutti dentro. Ah, povere me. Nel maggio del 1945 le forze sovietiche liberano il campo. Siamo stati liberati dai russi. Arrivati i russi, si sono liberati. Mi ricordo che eravamo in un campo e allora c'erano 22 baracche e c'è stava dentro 100 persone ogni baracca. E sotto c'era come una cantina grossa, eravamo tutti là dentro, tutte le baracche. I russi sono passati, hanno bruciato tutte le baracche erano di legno, bruciate, e noi eravamo tutti sotto. Dopo un bel momento è arrivato dentro un paio di russi. Ci ha detto chi siamo. Allora noi abbiamo detto italiani, polacchi, russi, un po' di tutte le razze, eravamo un mischio. Allora ci hanno fatto uscire e fuori e andare di lì. E si sentiva le metralliche che sparavano contro di noi, abbiamo riuscito a uscire, quelli che ce l'hanno fatta, quelli che non ce l'hanno fatta sono rimasti lì. Ma finita una prigionia, ne inizia un'altra. Eravamo liberi dai tedeschi, però se ne siamo, eravamo coi russi, eravamo prigionieri dei russi, e i russi poi ci hanno raccolti un po' qua, un po' là, ci hanno messi in colonna e ci hanno portati in una stazione. In una stazione ci hanno fatto salire sul convoglio di vagoni e poi si lavorava, si fa lavorare, sì. Ah, non ti lasciavano fermi. E i russi ci hanno spediti loro a casa, ci hanno messo sui treni e siamo venuti. Siamo arrivati al Brennero. Nel 1945 Enrico torna a casa. Sono passati 2 anni. In valle lo davano per morto. Quando arriva a Milano, riesce a raggiungere il ponte di Po. Dopo pochi chilometri, ecco Piacenza. Ma scopre che il ponte è stato bombardato. Lo attraversa, sulle navi. Arriva in Piazza Cavalli e vede la corriera per Bobbio. Ma gli chiedono il biglietto e lì per la prima volta dopo anni scoppia in lacrime. Non ce la fa più, lo caricano. Ormai Bobbio è vicina. Finalmente poi si incamminerà per la sua Caborelli. In quel momento un fratello si trovava a Bobbio e quelli della che c'era sul corriere ci hanno detto: guarda che
tuo fratello è arrivato, è andato su, è andato a casa. Allora lui è corso, è arrivato prima di me a casa e ha riferito a loro che io stavo arrivando. C'era ancora la luce in casa, perché era di notte, c'era ancora la luce. Allora tutto il paese, tutti giù per la strada, tutto incontro a me. Ormai era più di un anno che non sapevano più niente di me. Mi ricordo che tutti i vicini del paese sono venuti tutti lì, in casa mia, e quei tempi là si faceva il maiale, poi i salami, aveva tagliato giù il salame per tutti. Abbiamo mangiato un po' di salame. A distanza di 75 anni restano le lacrime, il trauma che ancora gli toglie il sonno di notte, e le canzoni in russo, quelle con cui i militari si tenevano compagnia durante le sere di prigionia. E ne snaio, ne mio pugni maio, e più nudo, la carasola.